strumenti matematici, la fisico-quantistica possono effettivamente essere anche applicati al di fuori e appunto nei campi tipo legati alla probabilità, cose che si usano molto in altri campi, nell'informatica, dove anche lì i vettori si usano degli oggetti che poi sono abbastanza simili a quella fisico-quantistica, e quindi si possono fare questi ponti metodologici, anche dal punto di vista, diciamo, della fisica teorica dell'energia. Non è che uno può dire c'è un sistema che è lo stesso, però si comporta per certi versi nella stessa maniera, perché ci sono varie conferenze che si chiamano Quantum Interaction da più di, adesso sono 15 anni, e gente che fa economia, anche social studies, quindi gente che si incontra già da un po' di tempo come obiettivo di applicare i metodi quantistici. Oggigiorno viene usato il termine quantum-like. L'informatica, nell'ambito dell'information retrieval, che è il campo che studia praticamente quello che fa Google, cioè andare a cercare su internet, vedere quali sono le risposte a una domanda su internet di ricerca. E lì c'erano vari ricercatori che già si ponevano la questione: possiamo usare gli strumenti che sono in fisica quantistica nel campo dell'information retrieval? Cioè non è che si possono dire è fisica quantistica se uno applica una parola, una frase, non è che la frase diventa una particella, eccetera, eccetera. Però la metodologia può essere fatta passare da un campo all'altro. In maniera assai inaspettata, ho trovato che certi logici dell'inizio, tipo Giorgio Boole, che erano dei grandi matematici, usavano un'algebra che anche quella non è così lontana da quello che si usa in fisica quantistica. Quindi ho proposto una rilettura, diciamo, della logica di base, usando gli strumenti della fisica quantistica, che sono gli operatori quantistici. E quindi implicitamente poi si usano anche le proprietà, perché vengono fuori la sovrapposizione, i vettori, e anche una proprietà interessante, la non commutatività dell'operatore. Cioè l'ordine di come uno applica un operatore ha la sua importanza. Questo è fondamentale sia in fisica quantistica, ma magari anche in altri. Vedendo Charles Peirce, molte delle sue teorie sono basate sulla matematica, proprio delle matrici. Lui l'ha veramente usato molto, e la matematica delle matrici è la matematica che è stata introdotta da Heisenberg per spiegare appunto i fenomeni non classici della fisica quantistica. Ha dovuto usare le matrici per spiegare il fatto che c'è l'incertezza nella misura. Sì, Wittgenstein è sempre un po' ermetico. Io l'ho letto perché mi interessava, e c'è una parte di Wittgenstein che non è mai citata, mai visto citata molto, è la proposizione numero 6, è abbastanza ermetica, però lui dice che c'è un operatore che permette di avere tutte le proposizioni logiche. Poi definisce anche come si fa questo operatore, cioè si dice, si sceglie certe proposizioni, certe si levano, certe si negano e poi si applica l'operatore. Diventa anche lì quest'idea degli operatori in logica. E forse anche un'idea molto, molto, molto profonda, perché per esempio, anche Wittgenstein parla di proiezioni nel suo trattato. Dice che noi, la logica, lui dice, la logica si occupa di se stessa, takes care of itself, però dipende da come noi la vediamo. Se la vediamo da un angolo, non è per una persona, un'altra persona la vede da un'altra. Quindi c'è questa idea della proiezione,
anche in John Bull, questa idea dell'operatore che proietta o che definisce. Bisogna forse anche aprire il fatto che la cognizione stessa può essere magari interpretata come un processo e che quindi questo processo effettivamente se effettuato con altri strumenti può magari dare delle cose, aggiungere, per la nozione di formazione, se uno guarda bene, lì c'è stato Shannon. La teoria dell'informazione è stata stabilita sulla teoria della probabilità, sulla teoria dell'insieme, eccetera. Però oggigiorno io, con colleghi che lavorano in teoria dell'informazione, si discute anche questo, cioè non è più il dogma assoluto il modello di Shannon, si parla di post-Shannon, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo bisogno di dire bisogna andare oltre. Vuol dire andare oltre, vuol dire andare per forza nella coscienza. Forse sì, forse no, ma anche l'informazione secondo me è stato un passo in avanti, perché prima del 1948 non era ben definita la nozione di informazione. Quindi forse è un progresso che uno fa con nuove idee, nuovi concetti. Forse tra 20 anni diventeranno un po' come la formazione oggi, uno strumento per poter effettivamente magari caratterizzare meglio l'interazione del cervello con modelli mentali, diciamo. Quindi per me non ci stupirebbe questo. Secondo me David Deutsch forse spinge un po' al massimo l'idea della sovrapposizione quantistica. Per esempio, il fatto di dire, vabbè, invece di avere uno spazio, ne abbiamo due, possiamo per uno strumento andare nell'altro e poi magari dimenticare. È un po' quello che si fa in fisica quantistica con la teleportazione e queste cose qui. Quindi sono cose che, dette così, sembrano un po' fantascientifiche, però poi alla fin fine sono abbastanza tecniche. Nel quantum computing si sa che certi algoritmi vanno oltre, quindi che sono più efficienti, e quindi anche lì la macchina di Turing viene rimessa in questione perché non si sa esattamente. Io sono sempre dell'opinione che, come David Deutsch dice, quando io invece di avere uno spazio ce ne ho due, magari anche se noi non abbiamo allo stesso tempo possibilità di essere nei due, sappiamo che esistono.